Don Gino Palirano, allora l'importanza del ricordo di una figura così importante come la signorina Giuseppina Morgese. Sì, non dobbiamo dimenticare questa figura, non solo per il rapporto che lei ha avuto con Padre Pio e quindi anche per la sua santità di vita, ma anche per quello che ha fatto per il nostro paese, per Casa Micciola. È lei che ha iniziato quest'opera di carità che poi è diventata Villa Joseph, l'attuale Don Orione come lo chiamiamo noi, e quindi ha lasciato un segno indelebile, un segno di carità nella nostra cittadina. Questa parentela col parroco Don Giuseppe, come l'ha vissuta e che cosa possiamo ricordare di questo rapporto, benché mi pare di aver capito che non si fossero mai incontrati? No, si sono incontrati proprio quando lei era molto piccola, bambina, perché lui l'ha battezzata. Lei praticamente era la figlia del fratello Antonio e lui ha fatto la prima comunione a lei, infatti pare aveva 6 o 7 anni, per l'epoca era veramente un qualcosa di eccezionale, tant'è vero che lui dice: io l'ho fatta prima, ho chiesto di farla prima perché il Signore doveva prendere possesso della sua anima prima del demonio, come si diceva allora, all'epoca diceva il parroco Morgera. E poi lei ha continuato ad avere un rapporto anche dopo la morte, perché lei nelle lettere a Padre Pio scrive che aveva dei sogni particolari in cui lo zio gli indicava cosa doveva fare e lei chiedeva come si doveva comportare di fronte a questo, e Padre Pio diceva: sì, obbedisci, fa quello che ti dice tuo zio. Tra le altre cose, so che questa sarà una serata importante perché ascolteremo delle testimonianze, delle cose scritte, insomma ci saranno delle concrete parole che ad oggi arriveranno a noi altri casamicciolesi di questa generazione. Sì, leggeremo alcune lettere di Padre Pio a Giuseppina Morgera e poi tre testimonianze di persone che l'hanno conosciuta, quindi in vita. Anche se in questi giorni ho ascoltato tante altre persone che hanno conosciuto, comunque la ricordavano e avevano un ricordo positivo di Giuseppina. E per chiudere, Don Gino, a che punto siamo con il cammino della beatificazione di Don Giuseppe? Il cammino, il punto è questo: adesso è venerabile e serve pregarlo, cioè bisogna pregarlo, chiedere grazie, chiedere la sua intercessione, e dobbiamo farlo questo, perché quando abbiamo delle difficoltà, quando abbiamo delle grazie da chiedere, non dubitiamo di poterle ricevere, se lo chiediamo con fede ovviamente.